Ciao amico, amica, benvenuti alla lezione 25. Today Marina is back. Apparently she left. Hippie girl. Okay. Hippie girl left me. Saluta hippie girl, okay? Say hi. Certo. Now, today we're going to learn il passato prossimo. So we're going to learn how to make the past. And this is very important because after we learn this, this is crucial. After we learn this, you can start building phrases and sentences that are more complicated. So you have the feeling that you can actually say complicated words, complicated sentences. Okay? Okay. Now, passato prossimo, it's when do we use it? We use it when we're talking about something that happened very recently. For instance, yesterday. Ieri ho mangiato la pizza. Yesterday I ate pizza. So we use passato prossimo. We also use it when we talk about something that happened maybe a long time ago, but it's still related to the present or to us. For instance, parlo inglese, I speak English, perché 10 anni fa ho vissuto in America. I speak English because 10 years ago I lived in America. Mm-hmm. So we still use passato prossimo even though it was a long time ago. And also we use it for something that has to do with lifetime experience. Ho sempre amato la pasta. I always loved pasta. Okay? Now, and after such that. A terrible sentence. Okay, how do we make il passato prossimo? Very simple. We have the auxiliary verbs, which are avere and essere. And okay, you can step in the word. Avere and essere, which we know already. And plus, we have three groups. Remember the first group, are, second, ere, ire. Now, from these groups, we take the participle, the past participle, which is made from are, we get ato. Ere becomes uto. Ire becomes ito. You mean the ending changes. The endings, yeah. So you get the three groups with three different endings, and they become these new endings. So avere or essere plus one of the three, and I will show you. For instance, first group, are becomes ato. Mangiare becomes mangiato. This is the participle, the past participle. Participio passato. Participio passato. Ere becomes uto. Credere, creduto. Ire becomes ito. Dormire, dormito. Mm-hmm. Now let's form the passato prossimo. Mangiare, ho mangiato. So the auxiliary is avere, io ho mangiato. Credere, again, the verb avere, so io ho creduto. Dormire, ho dormito. Now notice, I'm always using ho, which is the verb avere. Because most of the times the auxiliary is avere. However, sometimes it can be essere, and what is that? It's when we're talking about verbs that have to do with movements, like I don't know, andare to go or partire to leave. In that case, we don't use the auxiliary avere, but we use essere. Sono andato, sono partito. Let's conjugate. Mangiare. Io ho mangiato. Tu hai mangiato. Lui, lei ha mangiato. Noi abbiamo mangiato. Voi avete mangiato. Loro hanno mangiato. Ok? Crede. To believe. Io ho creduto. Marina.
Ho creduto, hai creduto, ha creduto, abbiamo creduto, avete creduto, hanno creduto. Perfetto. Io ho creduto al telegiornale. I believed. Do you have to say io all the time? No. In the past? No, no. I mean, ho creduto. If you want to emphasize, you use the subject. If not, normally no, we don't. Mm-hmm. That's why I put it in brackets, as usual. Okay, Marina, hai creduto a Mario. Lui, lei... Creduto. Creduto, believed. Ah. Marina, tu hai creduto a Mario. If I believed in Mario? I believed what Mario said. Yeah, you believed Mario. You believed Mario. Hai creduto a Mario. If I believed Mario. Mm-hmm. Sì, ho creduto a Mario. Luca non ha creduto a Marina. Ok. Ok. Luca didn't believe Marina. Abbiamo creduto, io e Marina, abbiamo creduto al giornale. We believed the newspaper. Ok? Voi avete creduto a a Papa. You believe the Pope. Loro hanno creduto al presidente. They believe the president. Partire, third group. So partire becomes ito. Now, what did I just say before? I said that when we have verbs that have to do with movements, the auxiliary is not avere, but we use essere. So io sono. And what's the difference? The difference is that in this case, the participio passato changes with gender and number. So io sono partito, Luca. Maschile, masculine. Marina, tu sei partita. Ok? Lui è partito. Yeah, just like everyone with a verb essere, yes. Exactly. We already know this. Lui, lei è partito, partita. Noi siamo partiti o partite if it's feminine. Voi siete partiti, partite. Loro sono partiti, partite. Okay, so just keep in mind, most of the times the auxiliary is avere, to have. But if it comes to verbs that have to do with movements, we use essere. And in that case, we change the gender and the number, okay? Yes. Now we have to do the passato prossimo of the verb to be. Essere. Okay. Io sono stato, sono stata. Tu sei stato, sei stata. Lui, lei è stato, è stata. Noi siamo stati, siamo state. Voi siete stati, siete state. Loro sono stati, sono state. Io sono stato bravo. I've been good. I've been good. Tu sei stata cattiva. You've been bad, Marina. Lui, I'm kidding. Dai, scherzo. Lui, lei è stato in Italia. Noi siamo stati in Inghilterra, in England. Voi siete stati al mare, at the sea, e loro sono stati in montagna, at the mountain. After this, we learn the verb to have. So, passato prossimo del verbo avere, io ho avuto, tu hai avuto, lui, lei ha avuto, noi abbiamo avuto, voi avete avuto, loro hanno avuto. So, io ho avuto fortuna. I was lucky, I had luck. Marina, tu hai avuto
sfortuna, bad luck. Lui, lei ha avuto fame. Fame, remember? Hungry. Lui, he or she was hungry. Noi abbiamo avuto tanti soldi. We had a lot of money. Voi avete avuto tanti compiti a casa. A lot of homework. Loro hanno avuto molto lavoro. A lot of work. Ok, dai Marina, pratichiamo un po'. Vediamo, mangiare. Cosa hai mangiato ieri? Ieri ho mangiato l'insalata. E tu? Cosa hai mangiato ieri? Ieri ho mangiato il pesce. E loro? Non lo so, non hanno mangiato. Loro non hanno mangiato. Tu hai mangiato? Mangiato ieri. Ok, vediamo. Dove hai lavorato ieri? Ieri ho lavorato a casa. E lui? Lui ha lavorato in parco. Al parco. Al parco. E tu? Ho lavorato in scuola. Tu hai lavorato a scuola. Sì. A scuola. A scuola. Ok. Dove sei stata? Quando? Un anno fa. Last year. Un anno fa. A year ago. Un anno fa sono stata a Roma. E sono venuta a Roma. Quasi un anno fa. Ok. Dove siamo stati la settimana scorsa, a week ago? La settimana scorsa siamo stati a Firenze. A Firenze. E tu dove sei stato il mese scorso, last month? Ok. Cosa hai avuto? No. Hai avuto la febbre ieri? Ieri non ho avuto la febbre. Ieri ho avuto il mal di testa. Hai avuto fame ieri? Sì, io ho avuto fame, ma anche tu. Noi abbiamo avuto fame. Sì, mi ricordo. Marina, hai creduto al telegiornale? What? Telegiornale is the TV, the news on TV. Hai creduto al telegiornale? No, non ho creduto al telegiornale. Io ho creduto al Papa? Good for you. No, è una domanda. Io ho creduto al Papa? Non lo so. Non lo so. Ok, benissimo. Now you can have fun as we just did practicing all these verbs. And we will see you per la lezione 26. 26, ok. Ci vediamo alla lezione 26. Ciao! Ciao!